Se un bando di concorso prevede per la missione un'età non superiore a 26 anni, quando deve considerarsi superato tale limite? Il giorno del compimento del 26esimo anno o il giorno precedente al compimento del 27esimo? L'interrogativo è stato al centro del giudizio del Consiglio di Stato, che ha preso in esame il caso di una partecipante ad un concorso indetto per la missione al 17esimo corso biennale 2011-2013 di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, che prevedeva appunto, fra i requisiti per la missione, il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dell'età non superiore a 26 anni. Poiché il bando prevedeva solo un'età non superiore a 26 anni, bisogna riferirsi al concetto comune, secondo il quale, dopo il 26esimo compleanno, una persona ha ancora un'età di 26 anni e la conserva fino al momento in cui compie 27 anni.